Benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e lo rosso TV Sport. Dopo la conferenza stampa di lunedì scorso di Antonio Matarese, ci si interroga sul futuro del Bari e intanto domani alle 15 all'Hotel Parco dei Principi è attesa anche la conferenza stampa del duo Montemurro-Rapullino, ovviamente in risposta a ciò che ha detto nei giorni scorsi la famiglia Matarese. Di questo e di altro ne parliamo oggi con Vito Petruzzelli. Buon pomeriggio Vito. Ciao Cristian, ciao a tutti. Ovviamente dopo la conferenza stampa anche di domani del duo Montemurro-Rapullino ci potremo fare un'idea completa sull'intera vicenda e poi cercheremo anche di riaprire alle telefonate anche per ascoltare poi il vostro pensiero. Per intanto comunque potete sempre utilizzare l'SOS TV Sport se volete comunque porre delle domande in diretta. Allora Vito, ti chiedo subito che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda anche alla luce poi delle ultime dichiarazioni di Antonio Matarrese. Adesso andremo ad ascoltare degli stralci e li commenteremo insieme. Ma l'idea mia è che circa 3 mesi di trattativa per andare poi a mandare a monte tutto mi sembrano eccessivi, quindi aspetto anch'io le dichiarazioni del duo Montemurro-Rapullino perché voglio sapere come mai dopo 3 mesi, nell'ultimo stralcio, nell'ultima bozza che è stata inviata alla famiglia Matarrese, ovviamente è cambiato tutto e hanno fatto delle proposte, hanno posto delle clausole sì, che delle Matarrese, francamente inaccettabili, sì. Matarrese ha catalogato come offensive addirittura e mi sembra anche giusto questo. Quindi vorrei capire cosa è successo dal penultimo preliminare all'ultimo. Qualcosa si discuteva di tutt'altro, poi all'improvviso si... Non si può andare avanti una trattativa per 3 mesi per poi concludere nel niente di fatto. Allora facciamo così, siamo pronti dalla regia di Telebar, io andrei ad ascoltare le parole di uno dei legali della famiglia Matarrese, Francesco Biga, che illustra nel dettaglio quella che poi è stata la bozza di preliminare inviata da Montemurro e Rapullino. Andiamo ad ascoltare le parole di Francesco Biga. In buona sostanza, detto in parole povere, chi cooperava soltanto dopo che la società era liberata da tutti i debiti, contatto di accordo scritto, firmato da tutti i creditori delle società. Ecco perché c'era questo problema di congestione tra il contratto preliminare e il contratto definitivo. Ovviamente, aggiungo un'altra cosa perché l'ho letta su tanti giornali queste cose, ma è ovviamente una cosa che non esiste. Che garanzie dovevamo dare noi su questo, più che subordinare il contratto alla condizione e alla certezza che chi comperava lo comperava soltanto dopo l'accordo scritto con tutti i creditori? Loro ci chiedono di lasciare interamente a loro, non soltanto la gestione sportiva, ma anche quella ordinaria della società, di avere la maggioranza all'interno del Consiglio di amministrazione formato da 5 membri. Quindi loro che non danno un euro di acconto, non sono proprietari di niente, hanno firmato soltanto un contratto preliminare, però non so perché, non so in base a quale presupposto giuridico, devono avere la maggioranza all'interno del Consiglio di amministrazione formato da 5 membri. Può mai proporsi l'acquisto di una società di calcio, sempre dietro la condizione della sua liberazione da ogni passività pregressa, offrendoci il pagamento di una somma di euro 10 milioni in 10 anni senza interessi, che equivale ad appena 6 milioni a valori attualizzati, senza lo straccio di una garanzia? Queste condizioni dimostrano che i potenziali acquirenti avessero una reale ed effettiva volontà di acquistare la AS Bari, se pretendevano addirittura di far saltare l'operazione nel caso in cui, per effetto della loro stessa gestione, la squadra fosse retrocessa in Lega Pro. Può mai proporsi l'acquisto di una società di calcio dietro la condizione della sua liberazione da ogni passività pregressa senza il versamento di un solo euro di acconto e con la pretesa di utilizzare l'intera somma da essa detenuta pari a 6 milioni e mezzo per gestirla liberamente a proprio piacimento e senza nessun controllo neanche a livello di unanimità da parte di chi è ancora il proprietario di questa società? E allora la domanda la pongo io a voi. Chi è che aveva volontà di comprare la S Bari o
Si può dire veramente che non c'è stata una volontà di vendere la S-Bahn? Chiarissime le parole di Francesco Biga. Vito, dobbiamo subito dire che è davvero una proposta irricevibile, questa inaccettabile, anche offensiva verso la famiglia Materesso. E ovviamente c'è un documento ufficiale a testimoniarlo. A questo punto bisogna capire il perché, come dicevi anche in precedenza, si sia arrivati a questo punto e perché alla fine si sia fatta una proposta del genere. Francamente, con una proposta del genere non c'è poi quella volontà di acquistare la società, è inevitabile. È chiaro, ecco perché dico, c'è stato un cambiamento repentino nell'ultimo periodo. Allora loro domani devono spiegare quali sono stati questi motivi, Che ci perché dicano altrimenti perché? non si può portare avanti una trattativa per 3 mesi, se Sì. queste Infatti, sono le premesse, è difficilmente ovvio. potranno mettere in dubbio poi quel documento ufficiale. Ecco perché devono dire il perché di quella proposta. Se magari si sono resi conto che l'esborso era troppo elevato per quelle che sono le loro esigenze Ma economiche, non occorrono, ma oppure se non c'è stato qualcosa che purtroppo non sappiamo, che magari domani ci è aiuteranno a capire, appunto, sì. perché voglio dire, non c'è da aspettare 3 mesi per rendersi conto che non c'è, a meno che prima stavano cercando di racimolare, di recuperare questa cifra, ma non credo. Da quello che so, che mi dicono, sono due bravissime persone, Sì, due bravi assolutamente, imprenditori, assolutamente. non sono arrivisti che vogliono mettersi in mossa. Questo lo escludiamo tutti. Per cui Strano qualcosa è anche che, successo. perché a questo punto anche la famiglia Materesi ha trattato per tanti mesi, poi se non c'erano le condizioni, magari non Le si aspettavano neanche premesse. loro quel preliminare, quella bozza di contratto così Altrimenti preliminare. non avrebbero portato avanti per 3 mesi, facendo stare in ansia i tifosi, ma non solo, da quello che ha detto anche Antonio Mattarese, tralasciando e mettendo da parte anche l'altra offerta di Mister X dei 15 milioni. Eh sì, Quindi, questo è anche una cosa strana. No, mettere da parte un'offerta da 15 milioni di euro e trattare con beh, questo su questo Mister X, su sì, questo. abbiamo dei dubbi, anche perché se c'è un'offerta del genere, sì, magari la trattativa andava un po' più per le lunghe rispetto a quella con Montemurro, però dire i tifosi volevano che fosse chiusa la trattativa con Montemurro, abbiamo messo da parte Mister X, lascia un po' perplessi, no, Vito? Un bravo imprenditore, e loro sono bravi imprenditori, non possono tralasciare un'offerta una differenza di 3 milioni e mezzo di euro, Sì, è ovvio, questo è un quindi passaggio non chiarissimo, però poco credibile, se no, ecco. dire, intanto leggevo qualche messaggio, uno dice quando sarà aperta la campagna abbonamenti, chi può dirlo? In questo momento c'è anche una squadra da formare, no, Vito, perché mancano ancora diversi tasselli, il direttore sportivo Guido Angelozzi a Milano per cercare comunque di allestire una squadra quantomeno competitiva, dovrà fare l'ennesimo miracolo perché senza risorse economiche ovviamente Ma non è facile far io mercato. partirei dal primo ruolo, cioè quello dell'amministratore unico, che non c'è, attualmente non c'è. Quindi chi ha potere di firma, chi acquista, chi vende? E poi c'è bisogno di una persona carismatica, una persona che agli occhi dei giocatori, dei dipendenti, sia una persona che abbia l'autorità e il potere di trascinare, Certo, di certo. comandare. Antonio Quindi, Mattarese ha sottolineato in ogni caso il lavoro di Angelozzi, Piero Doronzo, lo stesso Vinella e benissimo, anche ha ringraziato Garzelli per il lavoro fatto, perché ovviamente non è benissimo. facile Quindi lavorare in certe partendo condizioni. dall'amministratore e poi ci vogliono tutte le altre, fino ad arrivare alla squadra vera e propria. Allora, andiamo ad ascoltare uno stralcio della conferenza stampa di Antonio Mattarese e poi commentiamo con Vito Petruzzelli. Sentiamo Mattarese. Il popolo decide, no? Il popolo è sovrano, il popolo ha deciso che comunque Montemurro deve fare il presidente. E quindi a questo punto accontentiamo, perché eravamo convinti. Il futuro, lo chiedo a voi, qual è il futuro del Bari? Noi abbiamo deciso di lasciar stare, non abbiamo nessunissima intenzione mettere ulteriore denaro, perché credo che le aziende abbiano bisogno di sostenuti da loro piuttosto che sostenere soltanto il Bari. Non vogliamo stare, non c'è nessuno dei materesi che può fare questo del Bari, quindi noi dal Bari siamo fuori, con la mente siamo fuori, non con il cuore, ma con la mente siamo fuori.
Certo, si dovrà, il bar si dovrà autogestire. Che succede al bar? Ancora economia. E se necessario, venderemo i giocatori. Se necessario, venderemo i giocatori. Perché noi soldi del bar non li mettiamo più. Se necessario, venderemo i giocatori. Che cosa fa Bari? A morti matresi, morte morale. Fuori, facciamoli via, mascalzoni, ci sono arricchiti. Io gli appiccio di tavolo, gli appiccio. Così, i miei fratelli, avevano tentato di fare qualcosa di sempre in questa città. Illustre nostro sindaco del Rom, pare di questo. Ma noi volevamo fare la cosa, no, parli una cosa piccola. E siamo piccoli, siamo vicini. Quando mi dà fastidio questo discepolo è grande. Oh ragazzi, lo dico ai giovani, ma io ho avuto anni quella gloria, mi sto interessando del pari per onore di famiglia. E perché amo questa città? Hai assistito un po' alla conferenza stampa di Antonio Matarrese, e poi alla fine la domanda è quella che ne sarà del Bari, perché come ha detto Antonio Matarrese è autogestione, noi nel Bari non investiremo più. Sì, io non sono d'accordo su tutti i tifosi che continuano a dire che la famiglia Matarrese non vuole vendere per chissà quali motivi e quali interessi. Io non sono d'accordo. Sì, su no, hanno dimostrato comunque la volontà di voler passare la mano. Sono convinto per conoscenza diretta, ma anche che loro vogliono liberarsi il più presto possibile, ovviamente ha delle condizioni che ritengono accettabili, cioè, come è giusto ovviamente comunque che sia alla fine. Proprietari di una sì, proprietà, sì, certo, ovviamente. Certo. Quindi loro vogliono liberarsi, non c'è nessuno della famiglia che vuole e può occuparsi della gestione della società calcistica, per cui chi ne fa le spese poi alla fine siamo noi tifosi, noi appassionati che speriamo sempre in un rilancio della squadra, invece purtroppo che sì. Vediamo anno per anno deteriorarsi, peggiorare la situazione, quindi ovviamente la speranza di tutti è quella che cambi la gestione. Però sì, ma per il bene, proprio per il bene del Bari, però ha sottolineato, poi lo sentiremo anche in un prossimo stralcio, Antonio Matarrese ha detto mancano alla fine gli acquirenti, manca un interlocutore serio con le potenzialità giuste per far sognare la piazza di Bari. Però ho detto ci sono state diverse trattative, tutte sono finite allo stesso modo, però è anche vero che di fronte all'evidenza, ho detto aspettando la conferenza stampa del Duomo Montemuro Rapollino non si può dire nulla. Ma noi non vogliamo neanche sognare, vogliamo stare con i piedi per terra, però avere delle certezze che oggi non abbiamo. Oggi non abbiamo la certezza di una squadra, di una rosa, non abbiamo il portiere. La squadra è partita per il ritiro senza dei tasselli. Quindi, fondamentali, è vero. Ti fa paura quella parola autogestione pronunciata da Antonio Matarrese? Ma credo che l'autogestione ci sia stata già l'anno scorso. Eh sì. Con sì, un amministratore, sì. Però c'era autogestione. Loro sono intervenuti nel momento in cui dovevano pagare gli stipendi o l'iscrizione al campionato. Ovviamente loro rimettendoci di tasca propria. Adesso sarà anche peggio, perché se non si vendono i giocatori e quelli migliori sono quelli più appetiti. Eh sì, anche perché ovviamente ha detto se dovesse esserci necessità venderemo ancora i calciatori. Certo. Mi vengono in mente i nomi di Romizzi, Fedato, Cepitelli, Sciodone, calciatori che sono, diciamo, l'autogestione di maggior interesse. Quella. Sì, può portare anche alla cessione di questi calciatori. Anche perché come vivaio ci siamo impoveriti. Anche in questo sì, impoveriti, vero, e non abbiamo nessuno da poter mettere sul mercato. Ecco, per cui alla fine la speranza è che si riesca a allestire una squadra comunque competitiva e dignitosa, però non è facile, non sempre può andare bene, ecco perché sottolineiamo quanto sarà difficile il lavoro di Guido Angelozzi. Deve trovare i giocatori che qualche squadra grossa li dia in prestito. Sì, qualche prestito, tra poco faremo anche qualche nome, perché si parla soprattutto di Verri, incompletata a Roma e Udinese, ma anche di Fossati, giovane talento del Milan. Pubblicità tra poco.